Bene. Facciamo un salto a Natale. A Natale abbiamo uno spettacolo veramente unico, anche questo prodotto da noi, e abbiamo per la prima volta in scena due attrici, Stefania Sandrelli, che non è qui in questo momento, e Amanda Sandrelli, insieme a Luigi Axen e Dal Vigini. Il testo è Il Bagno. Gianluca Ramazzotti. Vieni. Gianluca Ramazzotti è un po' anche, diciamo, l'ideatore di questo progetto. Ce lo potrà raccontare meglio lui. Eccolo, vai. Spiego a quel signore lì perché così vendiamo il prodotto. No, buongiorno a tutti, ben trovati. È sempre difficile, diceva Elena Sofia, trovare testi per donne. Noi l'abbiamo trovato. È un testo, sono cinque donne dentro un bagno, quindi durante una festa. Non sempre tutte e cinque insieme, ma adesso do la parola ad Amanda così spiega bene. Però è veramente incredibile come testo e la regia di Gabriel Olivares, che è un portentoso regista spagnolo di 42 anni, molto noto in Spagna, che ha fatto una bellissima regia. Verrà in Italia, lavorerà con cinque splendide attrici, e quindi che dire, insomma, io sono contento perché il progetto proposto da Alessandro è stato subito accettato, sicuramente Amanda e Stefania per la prima volta in scena insieme, si aggiungono Elida e Euridice, è un cast veramente particolare, singolare, però vorrei che Amanda potesse spiegare un pochino di più, visto che, no? Comunque... Sì, insomma, non è che c'è tantissimo da spiegare, nel senso è proprio una commedia con un gran ritmo. Io ho avuto già il piacere di frequentare gli spagnoli in questi ultimi due anni e non sono emozionata di essere qua perché ci sono stata tante volte e sono però molto contenta di tornarci e forse appunto io ho frequentato tanto gli autori moderni in questo momento è la seconda volta che mi trovo a recitare in un testo spagnolo. Devo dire che gli spagnoli hanno questo umorismo molto molto caustico, molto ironico, insomma, quindi è un piacere leggere una commedia appunto al femminile. Sulla coppia ho deciso di fare una sospensione in generale per qualche anno, mi sembrava che fosse corretto anche per me, quindi, però insomma, anche ovviamente in uno spettacolo di donne non si può che parlare anche di uomini, chiaramente. Questa festa che impazza nel resto della casa, in realtà poi il fulcro e il punto in cui si ritrovano queste cinque donne è proprio questo bagno. Ma saremo tutto qua, sono contenta, grazie Alessandro e grazie a voi. Innanzitutto io colgo un attimo l'occasione per ringraziare Michela Andreozzi, perché cioè, ci doveva essere anche lei in questo spettacolo. È lei che mi ha suggerita. Sì, è vero, è un progetto nato anche insieme a Michela, grazie a Elda che me l'hai. E quindi poi però lei sta facendo anche Forbici Follia, quindi è chiaro che coincidevano le date molto spesso. No, ma io volevo solo ringraziare una mia amica, perché effettivamente lei che sì. Mi ha suggerito nel cast, io sì, sono solo onorata di stare con delle colleghe che stimo tantissimo e mi emoziona. Molto questa nuova esperienza di essere dirette da un regista spagnolo, la trovo un'operazione giustamente internazionale, insomma, perché stare sempre dentro casa nostra. E il testo a me ha fatto molto ridere e a me non mi fa ridere mai niente, quindi se questo può aiutarvi a incuriosirvi, secondo me c'è da ridere moltissimo. Grazie. Buon Natale, così siamo a Natale. Allora, buongiorno. No, niente, anch'io volevo ringraziare Michela perché comunque. Praticamente lei lavora all'Empals. Lavora di casting del casting. Lavora all'Empals.
No, comunque ha mandato delle persone a vedermi a teatro, eccetera, quindi comunque è stata un po' quella che ha fatto un po' la casting della situazione. Però non sarà con noi purtroppo. No, infatti. Parte della paga viene devoluta poi. No, tra l'altro, se no, riusciamo a resistere. C'è solidarietà in questo ambiente, diciamo. 3%. No, comunque, insomma, uno spettacolo di 5 donne non è male, anche insomma, così sfadiamo il mito che le donne non lavorano bene insieme, tutte queste cavolate. Io sono veramente contenta di far parte di questo spettacolo con un ruolo un po' insolito. Insomma, sono diciamo l'amica più piccola, un po' scapestrata, con dei problemi evidenti che matureranno durante il corso dello spettacolo. E quindi, insomma, è un ruolo nuovo, molto divertente. Sono veramente molto felice. Grazie. Grazie, mi sono seduto, scusate, un po' di recupero. Riccardo Rossi, eccolo. Riccardo Rossi è stato da noi nel 2003 con uno spettacolo sui Monty Python. No, che si chiamava Monty Python Flying Circus. Uno spettacolo che conoscevano solo gli addetti ai lavori, la gente si annoiava, andava via prima. C'era il tentativo di fare una lunga tenitura, invece è stata pure una chiusura anticipata, vogliamo dire. Beh, insomma, 2 mesi durava. Beh, 2 mesi, comunque doveva durare 3-4 mesi. Doveva essere 3, fu 2. Lui ha boccato a sta trappola dei clavari, che invece poi, vabbè, esatto, insomma. Sì, sì. Ricordo ancora che fu fatto prima dei lavori, sì, per cui qualcuno aveva gli anfibi e camminava sulle poltrone, non so se esatto. Ricordate. E infatti l'anno dopo, quindi queste poltrone ci hanno? Nel 2004. Ecco, forse vedete che l'anno prossimo li facciamo un'altra volta senza. Allora invece quest'anno vengo brevemente a chiudere il ciclo delle poltrone, si può dire così, con questo show che devo ancora scrivere. In realtà ho trovato sto titolo molto forte, That's Life, questa è la vita, per parlare appunto della vita, delle fasce della vita, 0-15, 15-20, così lo devo ancora scrivere. Io quello che vi posso dire di questo spettacolo sono le cose che so. Allora, dura 1 ora e 20, comodissimo. Comincio spaccato alle 9, alle 10:20, se non avete mangiato niente, c'è la rosticceria a fianco oppure per l'altro. Non ci sarà intervallo. Il vostro meraviglioso nuovo. Ah, il vostro nuovo cristo pazzesco che non fa rumore durante la recita. E vi posso dire una cosa, io comincio il 15 marzo e vi posso dire che il 27 marzo piove. Già ve lo dico che è Pasqua, quindi è inutile prendere impegni. Finisco quel giorno lì, vi dico già la previsione del tempo, quindi venite, staremo bene, senz'altro, e poi veloce, veloce, la cosa bella è che è veloce, proprio 1 ora e 20 e passa la paura, va bene? Grazie a tutti e arrivederci. Grazie Riccardo, grazie. Dunque, come l'anno scorso, diciamo, abbiamo 4 spettacoli che in qualche modo rappresentano invece il cuore più... chiamiamolo popolare, più vicino alle regioni come la Sicilia, la Campania, il Lazio, e rappresentato da come dicevo, dei progetti che sono assolutamente di grandissimo successo, emozionano la gente, la fanno ridere, e qui abbiamo dei campioni, diciamo, di questo genere. E allora, per Napoli, la Campania, rappresentata Carlo Buccirosso e Biagio Izzo. Rispettivamente. Bravo Carlo! Carlo che ritorna nel suo teatro, che nonostante ci ha lasciato l'anno scorso, ritorna quest'anno, ve lo passo. Sono 2 anni, lo passo, pronto? Dopo 2 anni, sei 2 anni di purgatorio. Diciamo. Sono stato in teatri, insomma, più sulla carta più importanti, più grandi, no? Dove forse c'è meno calore. Questa è un po' la provincia, se vogliamo, no? Questo teatro. C'è tanto calore, tanta competenza. E quindi sono stato in questi 2 teatri, perché poi la vita è fatta anche di ritorni. Sono più belli anche i ritorni, no? Quando si torna con tanta voglia. E quindi niente, parlo non sarò breve, ve lo dico subito. No, volevo soltanto dire, parlo della famiglia, sempre parlo della famiglia, rapporti di coppia mi interessano un po' meno, devo dire la verità. Già, insomma, sono le scatole mie in tutta la vita di quello che ho passato, per cui ora diciamo che la famiglia che non ho, invece mi piace parlare, cioè di quella che vorrei avere. Cioè la famiglia, quindi i figli e tante cose. I problemi della vita nascono tutti da là, dalla famiglia, e quindi anche quest'anno ho voluto parlare della famiglia, anche se devo dire, più che parlare dello spettacolo, che non è una novità, perché è partito l'anno scorso, però
Vorrei parlare del modo strano in cui è nato, perché poi non è che sempre quando uno scrive, cioè quest'anno voglio scrivere uno spettacolo su questo tema, non è sempre così. Quest'anno sono partito l'estate scorsa a voler scrivere una commedia in cui io magari in scena uccidessi qualcuno, voglio raccontarlo perché è un po' particolare, la voglia di uccidere qualcuno in scena. Purtroppo si aprono i giornali e si legge di tutto, per cui anche la rappresentazione della morte in scena è una cosa un po' rara, insomma, non è proprio consueta, per cui la voglia di poter uccidere qualcuno io personalmente in scena. Questa era la voglia che avevo. Ovviamente mi sono posto il problema: perché dover uccidere una persona in scena? Ovviamente che cosa mi ha fatto? Qual è il problema? Allora da lì parte l'idea di qualcuno che ti assilla, di uno stalking, di qualcuno che ti si intrufola in casa, perché è così che queste sono le tragedie che continuamente noi leggiamo sui giornali. Da lì poi a arrivare a pensare a un uomo, a qualche attore dall'aspetto di quelli proprio terribili, e ci stavano due o tre, li ho interpellati e purtroppo li ho persi a uno strada facendo, nel senso che questi erano, prima mi ha detto sì, poi non poteva, un altro mi ha detto sì, ha letto il testo, non si riteneva all'altezza, perché io sono andato a scegliere una persona che fisicamente fosse proprio cattiva, diviso, cioè appena all'ingresso in scena ti viene proprio voglia di ucciderlo, insomma, ecco quello. Il terzo, di cui non posso fare il nome perché sennò poi magari non mi vuole bene se parlo di lui in questo modo, cioè è proprio la faccia di un malvivente, ma di quelli proprio seri. E purtroppo è entusiasta, invece poi è stato preso per un film dove anche là lo uccidevano, quindi purtroppo è morto già là, e quindi ho dovuto cambiare completamente idea. Quindi, come vedete, le commedie non nascono tutte uguali. Allora, il discorso è questo: mi sono detto quasi quasi lo faccio io. E allora a quel punto non mi potevo uccidere, cioè non potevo essere io a essere ucciso, perché sennò la commedia finiva a un certo punto, e quindi niente. Ho interpretato io il ruolo, diciamo, di questo personaggio abbastanza cattivo, ma poi cattivo non è, perché in sostanza è un uomo che sta in carcere da 24 anni ed esce con l'intento di andare a riprendersi il figlio che ha abbandonato quando ne aveva 3. Si è macchiato di questo grave omicidio, ha ucciso la moglie. Quindi il problema, il tema dello spettacolo non è tanto quello dell'adozione, perché lui si va a riprendere il figlio che è stato adottato da due genitori che non potevano avere figli, lo ha abbandonato che ne aveva 3, quindi non sa neanche qual è la faccia del bambino, neanche il bambino sa bene come è fatto il padre. Ovviamente il tema non è tanto quello dell'adozione come pensavo che fosse, ma invece strada facendo, scrivendolo questa commedia, che devo dire poi amo particolarmente perché sono riuscito a creare tanta azione e anche tanto divertimento, quello che è bello dello spettacolo, con grande ironia, e probabilmente il tema della rieducazione, cioè del riadattamento, delle grandi difficoltà che un uomo può avere oggi ad uscire di galera e riadattarsi alla vita. È già tanto complicato per chi ha la fedina penale pulita avere una vita normale, figuriamoci per un uomo che esce dalla galera dopo 24 anni, penso che la vita non la trova proprio più. E questo è il tema del mio spettacolo, ma vi assicuro, lo spettacolo lo posso dire perché non è una novità. Quindi lo abbiamo già fatto, abbiamo fatto quasi 100 repliche, è uno spettacolo dove veramente ci si commuove e si ride tantissimo. Ho finito, grazie. Grazie Carlo. Grazie. Domande? Cerchiamo. Allora, facciamo un piccolo introduzione. Elena deve lasciarci, Giorgio deve lasciarci, Ettore deve lasciarci anche lui, allora facciamo un cambio rapido. Viaggio va in prima. Ok, grazie anche a voi, grazie. Ok. Viaggio Izzo. Allora, eccoci qua. Intanto devo dire una cosa, Vincenzo Alemme mi ha appena mandato un messaggino, vi saluto a tutti, purtroppo sì, non è potuto riuscire qua, ci scusa, però realmente aveva da fare. Non è una palla, vi saluto veramente a tutti. Bene, allora, io la prima volta invece che vengo in questo teatro e sono felice, grazie a Longba, ciao. Sì, infatti appena parlo di sono io tutto qua, non so perché. È bella, è incoraggiante questa cosa. È incoraggiante, vabbè, in mezzo a queste due reggi sono qua, in prima fila, davanti a tutti quanti, ecco qua. No, io, allora, quindi... Bravo, Riccardo, grazie. Beh, io porterò in scena dal 24 di novembre L'Amico del Cuore, che come diceva Alessandro è stato scritto da Vincenzo Salemme e in questo caso lo ha anche diretto, mi fa la regia, solo la regia,
e poi lo portiamo in scena con la mia compagnia. È uno spettacolo che voi tutti conoscete perché è stato il primo film di Vincenzo Salemme e guarda caso è stato anche il mio primo film, questa cosa ci accomuna, abbiamo praticamente iniziato insieme e ci ha portato benissimo e poi lui mi chiamò un giorno e mi affidò questa pièce teatrale per portarla in teatro perché sapete che è nata nel 91 come L'ultimo desiderio, è stata riscritta, è diventato due atti e adesso la portiamo noi, ha cambiato un po' il carattere dei personaggi, la storia rimane quella, è una storia che l'amico del cuore ti fa pensare a una storia molto bella, l'amore, la fratellanza, invece questa commedia è di una cattiveria immane, domina l'ipocrisia, la parvenza, la circostanza, perché tira fuori proprio tante cose che ci appartengono in questa, il Brugano, quando parla di Brugano sta, è possibile, vabbè, insomma, peggio non poteva andare. Volevo dire è che tira fuori delle cose molto attuali che ci circondano, noi non siamo insieme con degli amici del cuore, che vogliamo bene, persone che amiamo, ma non abbiamo mai il coraggio di dire la verità alle persone, essere sinceri proprio al 100%. Solo la morte ci permette di abbattere pregiudizi, circostanze e parvenze e ti mette in condizione di dire la verità, che a volte questa verità fa anche molto male, può far molto male. Quindi vi invito a venire a vedere questo spettacolo, perché chi conosce Vincenzo sa che si ride tantissimo, ma di fatto anche riflettere un pochino. Quindi vi aspetto con l'amico del cuore. Grazie. Grazie Bianco. Allora, anche se non sono presenti, per chi... Ah, volevo dire che in sala ci sta pure, è venuto tardi, e fammelo presentare, c'è Francesco Procopio che è un attore che insomma, fa parte della compagnia, eccolo là, lo vedete, è curioso, è bassino, un po' calvo, però insomma, tipo napoletano, insomma. Ecco il cane di Pucci Rosso. Appena sentito parlare di me è voluto salire in scena e dice stavi a Gioizzi, vengo pure io. Vai, scusa. Si può fare. Dunque. Si può fare, l'ho vinta io, voglio dire. È vero. Allora, vi ricordo che tornerà Guarnieri, Enrico Guarnieri, che è stato qui già nelle precedenti due stagioni, rappresenta il teatro più popolare, quello siciliano, e devo dire qui ha sempre un grande successo, un grande riscontro.